sereno, io ero sereno, sereno come un cielo blu, un fiore dentro ad un bicchiere, bastava e poi c'eri tu. Sereno, io ero sereno, poeti, io e te, il resto non contava niente, non ci importava più. Se la gallina vecchia fa buon brodo, bui, si dà una gallina qualità. Ci avete 38 anni e non vi lodo, se dico che non panta, guarda. C'avete un marito, un imbecille tale al punto che non solo che si chiama Don Camillo, non vede che stupo che bello, questi fianchi, queste spalle, queste braccia, questo seno. Donna Filumea, fatemi contenta a me, fatemi guarda, fatemi ammirare, fatemi contenta a me. E che specialità di carne fresca, addul, come una viola basca. Donna Filumea, fatemi contenta a me. Voi siete panna, burro, marmellata, ci danno buon pecore e masciandigli. Il bacio vostro è un uomo di giornata. Metta sotto un buon bottiglio. E Don Camillo, che vi sta vicino, mangia soltanto. Pensa a sangrassare. Dici che a notte dorme, che cretino. Io stesso sveglio per l'eternità, ma che labbra, ma che faccia, ma che forme, ma che polpa. Donna Filumea, fatemi contenta a me, fatemi guarda, fatemi ammirare. Fatemi contenta a me. E che preduperanzi, che sporgenza, a voi guarda, son cadute panza. Donna Filumea, fatemi contenta a me. Io so che vi piace l'organetto, ma l'ho comprato, io saccio già suonare. Così quando è la sera voi andate a letto e a mezza strada suona Butterfly e Don Camillo non vi fa contento a niente, proprio a niente. Che pietà, io dico, se non tieni uno strumento trova un'amica che è troppo prestante. Ma che rosa, ma che giglio, ma che mazzo che donna Filumea, donna Filumea, fatemi contenta a me, fatemi guardare, fatemi ammirare, fatemi contenta a me. La vostra carne non è moscia o flascia, ma è liscia come il pelo del peluche. Donna Filumea, datemo piluscia a me. Moltissimo, sono stato benissimo, ho mangiato benissimo. Il duo è stato un duo di altissimo livello, eccezionale. Il duo babà, che non vedo, se ne sono scappati. Sono scappati, adesso scappano. Passo subito al solito ignoto
che ha partecipato in trasmissioni importantissime, eccezionali, ve lo passo subito. Ma qual è il commento? Qual è il commento della serata? No, serata molto gradevole, particolare, ben organizzata, soprattutto con questo duo vocale, detti babà, mi piace. Veramente bravissimi. Complimenti all'organizzatore. No, io avevo detto che non volevo parlare con questa voce da papera. No, una serata piacevolissima, comunque ritorneremo sicuramente. Abbiamo gradito molto la cucina del Cenacolo, spero di condividere altre serate qui in questo locale, che è uno dei più belli della Salerno antica. Banait, e a presto. Io mi ero prefissa di non mangiare nulla perché sto a dieta ferrea da un mese, ma non ho saputo resistere ai manicaretti dello chef. Tutto ottimo, tutto squisito, da non perdere. C'è la mia amica Marilina, te la presento. Marilina! Che proprio voleva, anelava per essere intervistata, cioè proprio desiderava. Comunque piacevolissima serata, siamo stati benissimo, ringraziamo l'organizzatore, abbiamo mangiato benissimo e il duo è stato veramente coinvolgente e ci è piaciuta molto la serata. Come si chiama il gruppo? Duo Babà. Mario. Gabriele Mario, no? Duo Babà. Stasera qui al Cenacolo, oltre ad un'ottima cena, una bella compagnia, abbiamo gradito tantissimo la musica dei due babà, di Gabriele e Mario. In che senso, scusa, questa... Il duo, che sono una coppia, babà. Ma non ci senti bene, i due babà. I due babà con rum è un'altra cosa. E quindi e comunque complimenti veramente, ma prima di andare via penso che ci suonerete qualche altra cosa sicuramente, no? Mi sembra giusto e doveroso. Posso aggiungere poco alle parole dette da Nino Galdieri perché è esaustivo e strabordante. Semplicemente che abbiamo mangiato. No, direi di no. Abbastanza. Il Cenacolo è stata una bella riscoperta stasera, ci ha fatto una bella sorpresa sia in termini di qualità che di quantità e consiglio sicuramente di esserci e di venire queste belle serate.